Ciao a tutti, io sono Valdorf e oggi siamo su RPG Maker, ma anche su RPG Valdorf Maker. E stiamo testando però... Cos'è successo a Maria? Perché ha solo i capelli della faccia. Vabbè. Tu non puoi passare! Vabbè. Cos'è questa musica inappropriata? Un attimo che correggo l'errore. Bene, innanzitutto dobbiamo cambiare la musica durante la battaglia. Ah, come si fanno le battaglie? È semplice. Inserendo Battle Processing, che si trova nel terzo o all'inizio, e possiamo scendere tranquillamente un gruppo di nemici, tra cui Gandalf, oppure li scegliamo tramite variabile. Il scegliere tramite variabile è una impostazione avanzata che permette di cioè praticamente scegliamo una variabile e dà quel numero di nemico. È un'impostazione avanzata, ecco. Qui possiamo scegliere se scappare o meno, se siamo fifoni. Non si può scappare da Gandalf, no. E la musica si cambia qui. Change Battle BMG. È un'impostazione sempre del terzo. Change Battle BMG, che cambia la musica della battaglia. In questo caso è Field 3, che non c'entra niente, quindi mettiamo Battle. E qui, ok, questi sono i gruppi, le troops dei nemici, e dove possiamo mettere i nemici per fare una truppa, ecco. Ad esempio quella di Gandalf. I nemici si fanno qui, no? Essendo varie impostazioni come tutte le statistiche, nome e parametri. Qui possiamo mettere tutte le sue tecniche, l'esperienza ricevuta, tanta, l'oro ricevuto, tanto, e gli oggetti che lascerà per terra, tipo non so, una spada di Mithril a caso. Adesso andiamo a testare questa battaglia contro Gandalf. No, è tutta tecnica speciale. Hero, vai, fallo fuori. Uffa. È troppo forte Gandalf. Temo che dovrò continuare ad allenarmi. Bene, dopo questa introduttiva battaglia contro Gandalf, volevo esporvi il tema della giornata: i mostri. Adesso vi mostro. Allora, dicevo, i mostri si possono incontrare in due modi. Uno, tramite questa funzione che vi ho illustrato poco fa, dove possiamo anche scegliere se quando perdi avviene un'altra cosa. Cioè, nella battaglia contro Gandalf, se vinci succede una cosa, e se perdi succede un'altra. Mentre il secondo caso è, se facciamo una foresta ad esempio, col pulsante destro andiamo sulle proprietà. Possiamo qui vedere, ho messo l'altra volta dei nemici, no? Tipo gli slime, i bat e gli hornet, che sono... sono api. Qui in step average è appunto la media dei passi per incontrare un nemico. Cioè, se metto uno, chiunque giochi a questo gioco mi odierà, perché a ogni uno o due passi incontrerà un mostro. Ok, devo riuscire a fare un passo. Ma vaffan, quindi non è proprio il caso. Facciamo un 40, dai, giusto per non essere fastidiosi. E qui invece c'è weight, ovvero la probabilità. Esempio, se metto 7, ho meno probabilità di incontrare lo slime. Ma se una zona è divisa, cioè ad esempio, non so, questa zona, la zona sinistra è accessibile solo dopo aver giocato per qualche ora, mentre la destra è accessibile subito. Semplice, si usano le region, ecco, region. Premendo questo pulsante accanto a eventi possiamo scegliere la regione e potremo contrassegnare ogni singolo tile. Ad esempio, qui, prima del ponte, ci sono mostri cisti, no? Dobbiamo riempire ogni singolo puntino però per fare giusto. Oh, se non vogliamo che i mostri appaiano qui, in questo punto, preciso punto, non lo mettiamo il tile, no? Così chi va lì è salvo. Ma... mentre il 2 lo mettiamo dall'altra parte, così
Quando arriva dall'altra parte incontra mostri fortissimi. Io adesso metto a casa, ma bisogna mettere, riempire tutti, perché altrimenti se non riempiamo dopo non appaio. Adesso possiamo il range dove apparirà. O su intera mappa, indifferentemente dai numeri che abbiamo messo adesso, oppure specificando lead della regione. Tipo apparirà nell'1 e anche il pipistrello apparirà nella regione 1, mentre questo apparirà nella 2. Capito? Bene. Ah sì, il battleback. Durante le battaglie ci sarà uno sfondo. Ho messo questo che è molto coerente, come si nota. Se non mettiamo lo sfondo, praticamente la zona si distorcerà leggermente e lo sfondo sarà tipo dei colori dell'ambiente. Tipo, se combatto in questa foresta e non metto lo sfondo, verrà uno sfondo verde. Uno sfondo verde roteato. Cioè, vabbè. Mentre se combattiamo, non so, in una casa verrà un po' marrone, dipende dai muri, no? Torniamo su questo schema dei nemici. Andiamo sul zane, che è più comodo. Qui vediamo le statistiche e qui le tecniche, no? Possiamo scegliere. E qui impostazioni avanzate. Ad esempio, inseriamo una nuova mossa, mettiamo meditazione, uno slime che medita. Ovunque, guarda, ogni giorno ne vedo uno che medita. Possiamo scegliere la probabilità in cui lo fa, cioè se una mossa è 5 o un'altra 4 farà più spesso la 5. Possiamo scegliere se la può fare sempre oppure nei turni. E il 2 è variabile per X, no? Può essere sia 0, 2, 4, 6 e così i turni saranno 1, 3, 5, 7 e così alternati, no? Oppure fa questa mossa quando i punti vita sono tra 0 e 40, così per un motivo medita, no? Per restare in vita. Oppure gli MP possiamo mettere. Oppure quando è paralizzato usa questa mossa. Oppure quando è morto. Ah, no, non ha senso. Oppure non so, se parti è forte, magari li metti in difficoltà piuttosto che un parti debole, no? Oppure quando una switch è aperta, tipo benvenuto, no, non c'entra niente. E noi mettiamo sempre meditazione. Qui ci sono i suoi parametri, ovvero la possibilità con cui attacca, ma questi sono tutti base. A parte da quando lo slime è ghiaccio. Pensavo fosse un budino. Praticamente qui c'è l'elemento del suo attacco. E qui c'è la sua debolezza. Se usiamo una mossa a ghiaccio, sta efficace al 200%. Questo è l'effetto di collasso. Io una volta giocavo a poker con un amico, no? Però è svenuto. Collasso, che ne so io. No. Questo è l'effetto collasso. Se non mettiamo niente, sparirà così. Ma se mettiamo boss, sparirà in maniera molto più epica, tipo così. Troppo forte. Ci sono molti altri tipi di funzioni, però sono intuitive, quindi non stare proprio un poco real su questo. Adesso siamo su un altro punto importante dei mostri, ovvero le truppe. Qui le truppe si possono scegliere inserendole dai mostri. Non si può combattere senza avere una truppa. Ad esempio, un pipistrello posso anche riposizionarlo dove voglio, no? Qui. Cliccando qui lo rinomino da solo, no? Tipo slime 2 ba. Con arrange li mettiamo proprio così, disposti ordinatamente, anche se troppo. Qui il battle event, ovvero quello che accade durante la battaglia. Solitamente non accade niente, ma nella battaglia con i boss può succedere qualcosa, tipo che i personaggi dicono oh no, è troppo forte, come facciamo? Oppure colpite il punto debole, le solite cose, no? Qui ci sono le condizioni, ma se c'è don't run non accade nulla. Cambiamo condizioni. Mettiamo alla fine del turno, ma ogni turno, mentre questo accade nei turni numero tipo 1, 3. Se mettiamo 0 accade solo nel turno 3. Se mettiamo 1, 2, 3 eccetera accadrà a intervalli regolari.
Possiamo anche spuntarne più di uno, no? Giusto per avere più condizioni. Possiamo anche se il nemico slime ha meno di metà vita, oppure se l'attore Waldorf ha meno di 50 vita. Oppure nel caso uno switch, magari attacco speciale nemico e on, eccetera. Facciamo la fine del turno 1. Qui è quando accade, ovvero alla fine del turno, nel momento sinceramente non cambia molto. Possiamo fare i soliti comandi degli eventi, no? Ma i più quelli durante la battaglia sono questi. Cioè, possiamo cambiare vita al nemico, recuperare i nemici, la vita, no? Oppure appare un nemico, si trasforma, mostra l'animazione, forziamo un'azione, ovvero un nemico costringiamo un nemico a attaccare un personaggio, oppure la battaglia finisce, senza vittoriosi né vinti. Ah sì, dimenticavo. C'è l'opzione Enemy Appear, però soltanto quelli che ci sono in campo. Facciamo far apparire un nemico. Semplice, rendendolo invisibile. Ovvero, come si rende invisibile un nemico? Col tasto destro, cioè il pulsante appari durante la battaglia. Ovvero, può apparire tramite la nostra impostazione, appare questo Hornet. Capito? Alla fine del turno 1 appare questo Hornet. E qui finisce il Pokorial. Spero non vi siate annoiati, ho cercato di ravvivarla con qualche immagine a caso. Ciao.